letterari di Colophon e di Mino La Russa. Angelo Fanelli ha scritto Il letto volante, il Libero Pensatore Edizioni. Un libro fortunato, Fanelli, di cosa si tratta? Si tratta di un vecchietto, piccoletto, magruccio e senza denti, che a un certo punto per combattere la malattia decide di costruire un letto a motore. È una favola e anche una storia vera. Ecco, la storia vera è, lo diciamo... La storia vera è di Vittorio Gorini, libero pensatore della città di Perugia, famosissimo in città per le sue... i suoi 101 messaggi di saggezza, per le sue macchine impossibili con le quali girava per la città, e che noi curiamo come Associazione Libero Pensatore dal 2009 e stiamo recuperando, facendo tutto il lavoro di ricerca su questo personaggio, perché c'è dietro anche una filosofia del campare bene, che in questo momento è quanto di più utile noi possiamo avere. Un pensiero uno. Un pensiero che la leggerezza è il miglior antidoto contro... la disperazione o contro la crisi, che sia economica, personale o di qualunque altro tipo. Per la benzina per il motorino e la legna per la stufa,
pure, guarda, ma la cosa che lo cura? Sono oggi, mi faccio troppe domande. Vabbè, ti racconto di quella volta che vi ricordo si mise in testa di costruire un letto volante. Ma è possibile? Che letto volante? Perché Vittorio, cioè un inventore eccezionale, insomma, è uno scienziato. Scienziato scorno! Ho fatto 6 anni di scuola, 3 anni la prima e 3 anni la seconda elementare. E se non ci fossi andato, sai quante invenzioni facevo di più? Scienziato, sì. Vittorio, sei troppo curano, ma lo sanno tutti che per fare le invenzioni bisogna studiare. Corbete. Altrimenti scienziati non si diventa. E infatti... sono corbellerie. Nel libro dei grandi scienziati, Vittorio Gorini, perché si chiama Gorini, guarda un cognome, guardiamo la lettera G, Galvani, Galileo, Gorini Vittorio. No, Gorini Vittorio non ce lo trovi proprio. E ci credo. Anche perché le sue invenzioni sono molto, come sono le sue invenzioni? Molto, ma molto originali. Dunque, che cos'è? Questo si chiama... come si chiama? Indicatore. Esatto, il signore è molto perspicace. Indicatore. A che cosa serve un indicatore? Il signore è un po' meno perspicace. Però l'indicatore, il signore... mi sa che ha studiato un bel po' lei, serve a indicare, indica qualunque cosa. Per esempio, se tu prima di andare invece che andare contro la panca avevi l'indicatore, non lo facevi sto casino. Indica davanti, indica dietro, indica sopra, indica sotto, indica anche se non vedi. No, fammi provare a me, e tu prendi sempre invece di c'hai, Vittorio. Diciamo un po', indichiamo. Ma come si indica bene? Indico benissimo! Wow! Come si fa questo al contrario? Dunque, questo è Frizzino. No, questo è Frizzino, no questo. Questo sono io. E praticamente quando io Frizzino voglio un sacco bene, però a volte cioè, mi piace anche tanto il motorino. Però a volte succede che vado col motorino, Frizzino dietro con una lingua lunga così, dopo un po', e non ci arriva. E allora io faccio mi morto. Così io vado col motorino, Friccino sta dentro, certo ti devi spendere un pochino di tempo per addestrarlo, però una volta che è addestrato è perfetto, che sale, che scende, sta benissimo, si gode la il giretto perfetto. E poi che cosa fai? Facci vedere. Questo si chiama autogabinetto. La signora ha capito di che cosa si tratta. È il meccanismo perfetto per la società di oggi, perché vogliamo sempre essere comodi, sempre comodi. Il comodo di questo? Certo. Oh, voglio provare anche io, questa concreta è un'altra invenzione. C'è anche la carta igienica. Oh, bello. Morbida soprattutto, è la più morbida che esista. Questo invece, se uno ha fame, si chiama autoforno. Guardate al cartoccio, due castagne, una parte di tutto all'interno, poi qualcuno porti dietro, un pochino di carbonella. E dove vai? Sei a posto. E poi? Ce ne hai altre? Troppe ce ne sono. E allora facci vedere. Ancora? L'ultima. Mi manca l'ombrellone, perché questo andrebbe con l'ombrellone, però adesso è buio. Con l'ombrellone con questo ci metti l'ombrellone e vai intorno. Come oggi alle 3 quando abbiamo fatto lo spettacolo, nel momento in cui arrivavamo, non avevamo l'ombrellone, se ci avevamo l'ombrellone era perfetto. Venite domani, ci abbiamo l'ombrellone. Ma Vittorio, sono proprio belle queste invenzioni. Ma allora sei uno scienziato! La casa di Vittorio è piena, ma proprio piena, ma piena di cose curiose, strane, misteriose. E anche un po' paurose. Vabbè, ma questa ve
storia del letto volante. Dunque, una volta Vittorio si ammalò. E si ammalò così tanto che per molto tempo non poté mettere il naso fuori dalla porta di casa. Mi sento proprio a te, Anica. Veramente. Vittorio, vieni. Mi va male tutto, non ce la faccio proprio. Mi fa tutto male, tutto. Vedi anche la signora. Appoggiati, Vittorio, appoggiati. All'inizio Vittorio pensava che con un po' di pazienza e sarebbe tornato presto a scorrazzare per la città con le sue invenzioni. Oh, appena guarito, la bandiera sul motorino e via. L'ombrellone sul monopattino e via. Ma le settimane passavano. E Vittorio era sempre a letto. Uffa! Ma le settimane passavano. E Vittorio era sempre più triste e sconsolato. Oh, ma quanto ci vuole per guarire? Quanto ci vuole? Ma le settimane passavano. E a casa non era rimasto più niente da mangiare. Un pochino di pane, un pochino di riso, un pochino d'olio. Ma le settimane passavano e l'unico passatempo di Vittorio era dare bruschetta avanzata ai piccioni che si posavano sul suolo avanzare. C'è rimasto manco quella, giusto? Cioè quella e basta, è finita. Ma le settimane passavano e neanche il nastro adesivo per i suoi occhiali c'era più. Vittorio aspettava e intanto immaginava come poter uscire di casa. Potessi fare come te, amico venduto, balzo dal davanzale e via. Finché un giorno, triste e pensieroso, sbottò. Oh, dico, se di qui non guarisco, mi ci vorrà il letto volante per uscire di casa. Se di qui non guarisco, me ce vorrà il letto volante per uscire casa. Eureka! Eureka? E che vuol dire Eureka? Voi lo sapete? Lo sa lui? No. Che ha studiato? Secondo me lo sa, ma lo sa sbagliato. Non lo sa. Bene, è un buon segno. Ho trovato! Eureka! Costruirò un letto volante, quattro ruote, un elica, uno sterzo, due ali e via. Quasi impazzito dalla contentezza, Vittorio si mise subito al lavoro. Mi abbiamo detto quattro ruote. Quattro ruote! Poi un'elica. Un'elica. Avrei anche un motore bello potente. Uno sterzo. Le ali dove si trovano? Il mio regno per delle ali. Per molti giorni i vicini di Vittorio sentirono gravi rumori provenire dalla sua casa. E anche i piccioni non sapevano più essere incuriositi o spaventati, finché un giorno la porta di Vittorio si spalancò. E i vicini di casa lo videro uscire con un letto a motore. Sì, proprio. Attenti. Proprio un letto a motore completo di ruote, sterzo, un rombante motore da corsa, un'elica e smontando le mille invenzioni che aveva. C'erano anche i freni. E i freni. E smontando le mille emozioni che aveva in casa, Vittorio aveva un vecchietto piccoletto, un po' maturo, aveva inventato un fantastico veicolo motorizzato! Quattro ruote! Un motore che non si vede ma si sente! Uno sterzo, freni, un'elica, ma c'è tutto! Proprio tutto! Non manca niente. Manca niente. Tutto? Ma le ali non dovevano essere un letto volante? Ma Vittorio in casa mancava proprio quello.
paio d'ali. Bravo, un paio d'ali per far volare il suo magico letto. Oh, se trovo un paio d'ali, il mio sogno sarà realizzato. Se trovo un paio d'ali, il mio sogno sarà realizzato. Se trovo un paio d'ali, il mio sogno sarà realizzato. Lo ascoltate bene, lo potete sentire, che gira alla ricerca delle ali mancanti. E se fate bene attenzione, un giorno potrete sentire un ronco che si avvicina. Cos'è? Un aereo? Era un corno! Grazie.